anche io un problema, non ce la faccio a passare st'esame perché il professore secondo me mi ha preso un po' sulle palle. Quale esame? L'esame sull'argomento è la radioattività. E non c'è verso. Non c'è problema. Non c'è problema. Guarda, questo è... Il libro non serve a niente. Ci penso io. Tu ascolta, prendi qualche appunto se vuoi, ma non è così importante. La radioattività è di una semplicità assurda. Vorrei dire, guarda questa figura, cosa vedi? Un fungo. Ecco. La radioattività in realtà non esiste. Secondo la teoria minimale delle particelle di Newman, la radioattività è un decadimento naturale. Voglio dire, ma anche solo avrei studiato le particelle, così. Una particella che si chiama isotopo. Può esistere? No. Se la sono inventata. Se la sono inventata per coprire tutto un movimento, un discorso politico. Guarda per esempio Chernobyl. Un problema di radioattività? No. Un attentato, forse, chi lo sa? Tu non devi avere problemi, non devi avere paura. Come vedi, io sto studiando nuove teorie che spieghino giusto ciò che altri chiamano radioattività. Radioattività è un coacervo di due parole. Radioattività, attività radio, ovvero inquinamento magnetico dell'atmosfera da parte di tutte le trasmittenti che ci sono sul globo e chi più chi meno ne è colpevole. Perché tutta questa copertura dal punto di vista scientifico? Perché le emissioni più potenti sono appannaggio delle radio e diciamo anche dei vari governi, dei vari enti, dei vari apparati, come per esempio Radio Mater, Radio Maria, Radio Vaticana, che hanno delle emissioni potentissime in grado di creare dei distorcimenti spazio-temporali, sempre secondo la teoria della matrice di Newman. Bene, allora siamo arrivati, Narciso, domani c'è un esame. Ma non ti preoccupare, è una formalità. Parlami della radioattività, cosa hai capito e cosa non hai capito. Allora, innanzitutto ho capito che la radioattività è un'emissione di onde radio. Però diciamo che sono un po' in difficoltà su quello che è la differenza tra la fissione e la fusione nucleare. Non ho ben capito. Stai tranquilla, è un'inezia, una sciocchezza. Allora, intanto la fissione e la fusione non esistono in campo di fisica. Sono, come ho detto, come ti dissi qualche volta fa, delle coperture. Fusione, per fusione si parla di fusione di metalli, combustione al massimo, tipo carbone, idrocarburi, eccetera. Sì, nella fisica radioattiva la fusione non esiste. La fissione addirittura viene da fixio, termine latino, che vuol dire fissarsi. È un termine disueto, una volta si diceva si è fissionato. Dopo la seconda guerra mondiale chiaramente l'italiano ha perso alcuni caratteri locali e questo termine è andato a sparire. Quindi devi capire che parlano di fissione e di fusione, tu devi sganciarti completamente dall'ambito della radioattività perché non c'entrano niente.